La presenza di minoranze, quella autoctona italiana in Slovenia e quella slovena in, slovena in Italia, è un tema che sta ovviamente a cuore a entrambi, sul quale abbiamo eh, convenuto di mantenere aperto un costante canalo, eh, canale di dialogo, un costante confronto costruttivo. Siamo consapevoli ovviamente delle difficoltà che arrivano eh, per le nostre comunità transfrontaliere dalla reintroduzione dei controlli ai confini che Italia e Slovenia hanno dovuto adottare per far, sfide, per far fronte alle sfide in termini di sicurezza che arrivano dall'attuale congiuntura internazionale, dalla crescente pressione migratoria sui nostri confini. Chiaramente eh, entrambi siamo consapevoli di come Schengen sia stata una conquista straordinaria che bisogna preservare. Uh, L'impegno comune è quello di ripristinare il regime ordinario dei confini appena le, le condizioni lo permetteranno ed entrambi sappiamo e abbiamo in questi mesi collaborato molto bene uh, insieme col primo ministro Golob che. Uh, per difendere lo spazio della libera circolazione interna ai confini europei è fondamentale continuare a lavorare sulla dimensione esterna più noi siamo efficaci nella difesa dei confini esterni dell'Unione Europea e più saremo efficaci nella difesa anche dei movimenti uh, interni